Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Si racconta la verità ed arrivano le querele, sentiamo. Negli ambienti giornalistici si dice, è un modo di dire ovviamente, che chi non prende querele non è un giornalista. Beh, io ne ho prese diverse di querele, molte nella mia carriera, prima sulla carta stampata e poi in televisione. Non mi mancano né per quando facevo, non mi sono mancate né quando facevo giornalista alla carta stampata, né mi mancano oggi in televisione, ma mai avrei potuto immaginare che a querelarmi fosse un pregiudicato. Sì, sono stato querelato da un pregiudicato, da Enzo Sculco. Non, questa cosa va, come dire, va a arricchire il mio curriculum. Qualcuno dice che adesso mi posso anche candidare e sarò eletto, perché per essere eletti bisogna avere a che fare con i pregiudicati. Beh, io ho tentato in tutti i modi di non avere a che fare con Sculco, l'ho trattato solo da un punto di vista giornalistico, ho resistito ai suoi tentativi di contattarmi prima delle elezioni. Non so per quale motivo mi stesse cercando, ma posso immaginarlo, lo faccio immaginare pure a voi. Ho detto di no a volerlo incontrare e speravo di non avere nessun rapporto con il pregiudicato Sculco. Invece il rapporto l'ho avuto. Mi ha querelato perché? Diffamazione per mezzo stampa. Sto venendo dai carabinieri che mi hanno notificato la querela. Perché ho fatto il mio dovere di giornalista. Giornalista, la querela, lui dice che l'ho diffamato, ma qual è la diffamazione? Sono talmente tranquillo del fatto che non ho diffamato nessuno che quando i carabinieri mi hanno chiesto di indicare il nome di un avvocato ho detto no, non c'è bisogno perché non ho commesso nessun reato. Cioè io ho semplicemente riportato i fatti. Quali sono i fatti? Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale di Crotone ha presentato una interpellanza al sindaco. Questo è un fatto indiscutibile e io ho il dovere e il diritto di informare i cittadini, di informare voi su quello che succede. Quando il capogruppo fa un'interrogazione chiedendo al sindaco se è lecito che un pregiudicato entri nel Palazzo Comunale e rilasci un'intervista a una televisione, non è diffamazione, assolutamente. Ci sta la domanda, ci sta. Il giornalista, non so se ci sta la diffamazione da parte di cosa, ne risponde ovviamente chi l'ha fatto l'interrogazione, ma ci sta il fatto che io spiegazione ai telespettatori, all'opinione pubblica di quello che succede nella provincia di Crotone, a Crotone e dappertutto. Tra l'altro in quella circostanza c'era stato un incontro tra Vallone e Sculco. Il mio amico mi dice che purtroppo non, gli devo credere perché con lui ho un rapporto di affetto e di stima personale. Filippo Esposto mi dice che di quell'incontro il sindaco non ne sapeva nulla, perché altrimenti si poteva configurare qualcos'altro per il pregiudicato Sculco. Perché se ci fosse stato se quell'incontro fosse stato preparato e lui andava lì per attività politiche, veniva meno a quella che era la normativa. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Va bene. Io che leggo in questo tentativo di querela, in questa querela? Leggo il tentativo di intimidazione. Caro Sculco, non mi hanno intimorito persone più potenti di te che hanno cercato di farlo. Se questa è la motivazione che ti ha spinto a fare questa querela, questa televisione non si lascia intimorire da nessuno, non si è lasciato intimorire quel galantuomo del direttore Elio Diogene. Elio Diogene è un galantuomo, tu lo hai querelato, lo hai mandato a processo e alla fine di quel processo è stato assolto con formula piena. Però Elio Diogene, che è un galantuomo, è andato su tutti i giornali perché tu hai fatto una querela. E sono certo che anche questa querela che hai fatto nei miei confronti, che è meno grave le motivazioni, perché tu mi quereli per diffamazione per mezzo stampa. Io non ho diffamato nessuno, né intendevo diffamare. D'altra parte, non è colpa mia se tu ti sei beccato una condanna a 4 anni di galera e l'interdizione dei pubblici uffici perpetua. Sono reati che tu hai commesso e sono provati.
Restiamo con la famiglia Sculco in merito al dibattito che si è aperto all'indomani delle elezioni in Consiglio regionale, appunto, di Flora Sculco. La stampa regionale in questi giorni si è occupata delle elezioni e ha preso in esame la possibilità che alcuni di quelli che vengono dati eletti potrebbero essere ineleggibili. Tra le ipotesi che si fanno, tra le ipotesi che ha fatto il garantista nell'edizione di sabato, c'era quella che anche Flora Sculco potesse rientrare in questa fattispecie. In verità Flora Sculco fa rispondere al suo legale Giuseppe Pitero, che nell'edizione di ieri, la lettera è stata pubblicata dal garantista, dice assolutamente questa cosa non è vera, Flora Sculco è stata eletta da 9.138 elettori, non ha nessun tipo di rapporto con la Regione Calabria. Di che cosa stiamo parlando? Flora Sculco nel 2010 aveva sottoscritto un contratto di collaborazione che gli era stato dato dall'assessore all'ambiente Franco Pugliano. Franco Pugliano, in qualità di consigliere regionale, aveva dato a Flora Sculco questo incarico in quanto Flora Sculco è un'esperta ad altissimo livello, adesso non sto a dirvi la dizione precisa, ma più o meno è questa. E quindi per Flora Sculco è stato previsto uno stipendio lordo di 3.117,24 euro. E il Consiglio regionale della Calabria, perché si tratta di una cosa regionale, del Consiglio regionale, non della Giunta, ha dovuto mettere da parte per pagare lo stipendio di Flora Sculco 182.799,92 euro. Il suo incarico poteva essere dato, come si legge nel decreto, che è questo. Io non le dico fesserie, è questo. Nel decreto, come si legge nel decreto, poteva essere diviso a due e dividere le somme, 50% e 50%. Io sono convinto che se ci fosse stato un attaccamento nei confronti di questo territorio, Franco Pugliano non avrebbe dato per intero l'incarico a Flora Sculco, consentendolo di guadagnare queste 3.117 euro lordi al mese, quindi questa cifra di 188.790 euro complessive nel periodo. Ma manca qualcosa, va tolta da questa cifra, perché c'è stata l'interruzione prima. Comunque è questa più o meno la cifra che ha percepito, centesimo più, centesimo meno. L'avrebbe diviso magari dando l'incarico a qualche giovane professionista. Noi abbiamo laureati che hanno preso lauree a Crotone, che a solo sentire il livello di impegno che hanno dovuto mettere negli studi fa venire il mal di testa, fa girare la testa, eppure questi sono disoccupati. E nella politica invece si garantisce sempre. Flora Sculco è stata garantita da un rappresentante del suo partito, è stata garantita per gli anni che c'è stata, e ha fatto il consigliere comunale, per la quale ha percepito pure qualche compenso, e ha fatto l'esperto alla Regione Calabria. Mi piacerebbe sapere quante volte è andata a lavorare alla Regione e qual è stato il contributo di qualità che è stato dato alla Regione durante la sua attività lavorativa, perché questi sono soldi pubblici, sono soldi dei calabresi. Mi piacerebbe sapere che ne pensano tutto l'esercito di disoccupati, di sottoccupati, di casse integrati, di lavoratori in mobilità, nel sentire che chi fa politica si prende questo stipendio di 3.117 euro lordi e loro non possono avere manco 400 euro al mese per comprare il biscotto e il latte ai figli minori. Un altro episodio desta preoccupazione per il PM. Pierpaolo Bruni, sentiamo. Ha destato grande preoccupazione un tombino che era stato divelto davanti alla casa, all'abitazione crotonese del pubblico ministero per Paolo Bruni. Vi ricorderete che nei giorni scorsi vi abbiamo dato la notizia che l'andrangheta calabrese, più ndrine di diversi territori, Lamezia, Crotone e Cosenza, stavano architettando
un attentato nei confronti del PM crotonese per Paolo Bruni. Ecco, anche arriva questa notizia che preoccupa molto. Davanti all'abitazione di Bruni è stato divelto un tombino. E questa volta è stato possibile ricostruire l'accaduto perché da quasi 10 giorni il sistema di videosorveglianza posto nei pressi dell'abitazione di questo magistrato non esiste più, quindi non, la decisione della prefettura è arrivata dopo una settimana prima della notizia resa da un detenuto della preparazione di un nuovo attentato ai danni del PM della DIA di Catanzaro. Insomma, ogni volta succedono queste cose. Sabato mattina una signora che abita vicino alla casa di Bruni, non questo, l'altro sabato, ha notato un tombino che era stato spostato. Aveva un pesante coperchio ed era stato spostato in grisa. Si è allarmata e ha chiamato la polizia. E sul posto sono arrivati gli uomini della Volante, della polizia di Crotone, la scientifica, la squadra mobile, e hanno avviato gli accertamenti del caso per capire cosa fosse successo, perché quel tombino era stato divelto. E non doveva essere... Come, che cosa è stato pensato? Che l'assenza di videosorveglianza davanti alla casa di Bruno abbia indotto i delinquenti a riprendere l'attività per fare pagare il lavoro che Bruno sta facendo. Questo è stato pensato. Speriamo che si arrivi a capo di questa brutta vicenda. E Ravenna, la provincia italiana dove si vive meglio, secondo la 25esima indagine sulla qualità della vita pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore, che assegna invece la maglia nera ad Agrigento. Nella top 10 prevalgono sia i centri montani del nord-est sia le realtà emiliano-romagnole. Calabria nelle parti basse della classifica insieme a Sicilia e Puglia, Crotone la migliore delle province calabresi all'86esimo posto, 6 posti in più rispetto al 2013. E aspetto piuttosto singolare, in questa classifica la nostra città trionfa per quanto riguarda l'ordine pubblico. Stamane inaugurazione della nuova isola ecologica della città, realizzata dall'amministrazione comunale di Crotone nel quartiere Tufolo in via Saffo, la seconda isola ecologica della città. Centro raccolto urbana. Allora, centro di raccolta urbana, l'isola ecologica numero 2 della città di Crotone, finalmente, dopo annunci, prende piede. E qui si imbocca dalla stradone di Tufolo, vicino la Croce Rossa, dove c'è la Croce Rossa, e dall'altro lato la strada che porta a Santa Rita. Qui, venire qui da oggi in poi, da questo momento in poi, per portare gli ingombranti, i rifiuti differenziati. Sì, questa è l'isola ecologica 2, come lei ha detto. Ha detto anche che ci sono stati annunci, ma non è responsabilità dell'amministrazione il motivo per cui questa isola ecologica parte un po' in ritardo. C'è stato qualche problema precedentemente con l'impresa. Dopodiché quest'isola ecologica non è dotata di illuminazione, di energia. Non era dotata di illuminazione elettrica, di illuminazione pubblica e di energia elettrica, in quanto c'è una cabina, perché c'è un lavoro qui che si sta realizzando con un contenzioso che è nato fra le ditte, insomma, e l'Enel. Ci sono stati problemi, quindi il motivo per cui i tempi si sono allungati dipendono da questi. Stamattina, poi nei giorni scorsi, insomma, ci siamo attivati, abbiamo ragionato, ci siamo inventati una sorta di strategia, e quindi abbiamo pensato, fin quando non allacciamo l'energia elettrica, abbiamo pensato di ridurre gli orari di apertura, ormai di circa un'ora, insomma, prima che facciamo... Quindi l'energia continua a non essere? Sì, a giorni dovrebbero provvedere a questo, ma non serve a nulla l'energia elettrica. Ma orari particolari? No, orari particolari, può rimanere aperto dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio, 16:30, fin quando non fa buio, quindi ci sono 8 ore e mezza a disposizione, con un'ora di sosta per i dipendenti, insomma... Quello del pranzo. Per consentirgli un pranzo. Questo è un'opera che noi consegniamo alla città di Crotone, un'altra opera che consegniamo e che resterà alla città di Crotone per sempre. Io invito i cittadini, insomma, a utilizzare
utilizzare al meglio quest'isola ecologica, perché nasce in un quartiere, viene realizzata, non è a caso che viene realizzata qui. Qui c'è, tra Tufolo e Farina, c'è un quartiere dove risiedono circa 25.000 abitanti. Di questa isola ecologica... È una città nella città. Insomma. È una città nella città. E vorrei ricordare ai cittadini che il servizio all'isola ecologica, coloro i quali i cittadini portano a conferire i loro ingombranti per questa isola ecologica, è completamente gratuito. Invece di lasciarli abbancati ai cassonetti, c'è un problema, che quando Acros va a recuperare gli ingombranti sui cassonetti, a fine mese fatturerà all'amministrazione comunale ritiro e trasporto. Se il cittadino viene all'isola ecologica, e ripeto, ribadisco, il servizio è gratuito, a fine mese Acros fatturerà al comune solo il trasporto. Quindi c'è anche un ritorno economico da parte dell'amministrazione. Ma non dei cittadini, perché poi l'amministrazione deve fatturare ai cittadini quello che sono i rifiuti e quelli che consumiamo. Quest'isola ecologica parte da lontano, insomma l'abbiamo affrontata con la precedente Commissione Ambiente, la Commissione Ambiente che ha proseguito poi, non a caso, il Presidente nella Panucci. Nella prima consigliatura di Vallone è partita abbiamo questa. Abbiamo fatto insieme all'ex vice sindaco Arturo Pantisano, che era assessore all'ambiente, è un'opera insomma che abbiamo realizzato insieme. Allora è stata presentata la prima volta. Allora è stata presentata la prima isola ecologica, questa è la seconda, poi l'assessorato all'ambiente da quando si è insediato insieme alla Commissione Ambiente, che ha seguito tutti gli iter e che ha dato anche uno stimolo, e ringrazio la Commissione Ambiente, insomma siamo arrivati al dunque e oggi inauguriamo e consegniamo alla città questa isola ecologica. L'ANAS ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l'esito del bando di gara relativo ai lavori di risanamento del Ponte Neto tra il chilometro 259 e 750 e il chilometro 260 della strada statale 106 Ionica in provincia di Crotone. L'appalto dell'importo di quasi 800.000 euro è stato aggiudicato all'impresa Trivellazioni Speciali SRL con sede a Simeri Crichi in provincia di Catanzaro. Nuovo cantiere aperto in via interna Marina a Crotone tra il lungomare e Corso Messina, lo comunica l'assessore ai lavori pubblici del comune di Crotone Emilio Candigliota. I lavori, il cui importo è di 110.000 euro, prevedono il rifacimento della rete fognaria nera e bianca con l'inserimento di griglie di raccolte dell'acqua e rifacimento delle caditoie e dei pozzetti nel tratto che va dall'incrocio con discesa Marina fino a traversa Corso Messina. Sul mancato avvio dei lavori del ponte in via Argentina a Crotone, Fabio Lucente, presidente della sesta commissione consigliare lavori pubblici al comune di Crotone, lancia un appello al prefetto e al sindaco per il dilatarsi dei tempi promessi dei lavori fermi al palo, nonostante le riunioni e le sollecitazioni dei cittadini, chiede un immediato intervento. Ed ora con il sindaco di Crotone Nicola Belcastro parliamo di due iniziative promosse dalla sua amministrazione in favore della collettività. Sentiamo. L'esempio positivo arriva dai piccoli comuni. Nei piccoli comuni le cose funzionano, anche quando non ci sono soldi. Allora, i piccoli comuni, parliamo in questo caso di Crotone, ma Crotone non è l'unico, voglio dire, in questo, che fa funzionare. Che si fa funzionare. A Crotone ci sono due questioni che danno, come dire, che sono un esempio, che dovrebbero essere un esempio per gli altri. Allora, a Crotone il sindaco Nicola Belcastro e la sua giunta hanno deciso di destinare i fondi della A2A, la società che produce energia elettrica utilizzando risorse all'interno del comune, quindi paga le royalty per questo motivo, i soldi delle royalty, destinarla al pagamento delle tasse dei cittadini. Cittadini che non avevano soldi, che rischiavano di essere pignorati i beni, non dovranno pagare le tasse, perché ci pensa il comune. L'altra questione importante, parte la raccolta differenziata, che significa fare pagare meno soldi ai cittadini e significa mantenere il comune, il territorio comunale più pulito. Vabbè, abbiamo avviato due progetti significativi. Uno, il bonus tributi, in sostanza per effetto di quello che è stato un maggiore accertamento per l'evasione che faceva negli anni precedenti da parte di A2A, per cui relativamente a un mancato pagamento di IMU su terreni e sulla struttura, sull'attività produttiva della centrale idroelettrica,
una parte di queste soldi le abbiamo destinate ad un bonus tributi, in sostanza è un bonus che va a favorire tutte quante le famiglie in disagiate situazioni finanziarie ed economiche che dovevano pagare dei tributi al comune ed erano a rischio pertanto pignoramenti e quant'altro, a seguito di una relazione che fa l'assistente sociale verificando di fatto la situazione qual è. Effettiva, non falsa, andando lì a vedere che sono persone realmente bisognose. Non fermandosi al modello ISE, ma andando a verificare direttamente le difficoltà che ci sono, fa una relazione e il comune dà un contributo finalizzato al non pagamento delle tasse, pertanto all'annullamento del sistema della tassazione per queste situazioni qua. Per altre situazioni abbiamo fatto invece una dilazione di pagamento. Situazioni più difficoltose di pagamento fino a 5 anni, per cui un arrivare vicino alle esigenze dei cittadini in una situazione di difficoltà. L'altro progetto invece, che è quello più impegnativo, che deve coinvolgere la cittadinanza e quant'altro, è l'avvio ormai da più di una settimana della raccolta differenziata porta a porta. In sostanza, da ogni giorno il comune passa, gli operatori passano a raccogliere le buste. Il comune che passa, perché mi manda il comune. Passa a raccogliere le buste dei diversi prodotti che sono identificati, dall'umido al multimateriale plastica, ad un solo giorno di indifferenziata, per cui gli altri giorni obbligatoriamente la differenziata, solo un giorno di indifferenziata, alla carta, al vetro, ancora per l'umido, agli ingombranti, per cui un servizio che è finalizzato ad recuperare quello che è la parte ambientale, prima di tutto, evitando le problematiche relative al conferimento, per cui non ci saranno più presso i cassonetti, i quali sono stati tutti tolti. Per cui non c'è più un cassonetto e non c'è spazzatura per le strade. No, allora in questi primi giorni ancora c'è un po' di difficoltà, mi pare normale. Vabbè, si sta partendo. Anzi, sono particolarmente soddisfatto che i problemi siano di meno rispetto a quelli che mi pensavo ci fossero, per cui c'è una particolare condivisione e collaborazione da parte della stragrande maggioranza dei cittadini. Poi ci sono quelli che ancora pensano di restare agli anni 60 con metodi di... ma quelli piano piano li porteremo anche ad un ragionamento positivo. Io, come dire, riscontro una vocazione particolarmente positiva da parte dei cittadini rispetto a questo tipo di tema, perché fare la differenziata oggi significa guardare all'ambiente, ma guardare anche alla prospettiva e al futuro dei giovani e dei ragazzi in maniera più positiva. Ecco, si fa un bene ai propri figli guardando e facendo la differenziata per come l'abbiamo articolata. E alle tasche dei cittadini. E alle tasche dei cittadini, oltre che alla salute, anche alle tasche. Partiamo da un primo dato. Dal primo di gennaio il conferimento in discarica raddoppia del 50%, sa bene, da 98 euro a 157 euro passerà il conferimento in discarica. Beh, io già da subito posso dire che con la differenziata riusciamo a neutralizzare questo aumento, che è un aumento enorme. I cotronei non avranno aumento. Che è un aumento enorme. Se il meccanismo funziona, nell'arco di un anno porteremo ad una modifica sostanziale. Chi non fa l'umido, che fa l'autocompostiera, che provvede allo smaltimento improprio dell'umido, avrà la riduzione del 30%, perché noi arriveremo ad una codificazione anche di quelle che sono le buste per i singoli cittadini e pertanto chi non conferisce più l'umido, pertanto provvederà allo smaltimento improprio direttamente dell'umido, cosa normalmente possibile, direttamente il comune... Si può bruciare l'umido, si può bruciare solo nel proprio cammino. È anche di per sé fertilizzante, oppure attraverso i processi di compostizione che vengono gestiti nell'interno delle compostiere, può essere utilizzato per l'orto e quant'altro, per cui ha una facilità di utilizzo di carattere diverso, che non deve andare per forza in discarica o in altri sistemi. Facendo questo inevitabilmente procureremo un vantaggio significativo, perché la riduzione del 30% della bolletta è un dato positivo per chi, come dire, si prodiga in maniera seria rispetto all'ambiente e rispetto al servizio in sé. Ed ora un servizio da Rocca di Neto dedicato a una emergenza rifiuti. Nelle nostre località si ammirano monumenti, si ammirano bellezze paesaggistiche. Qua a Rocca di Neto, come del resto in qualche altra parte della provincia di Crotone o forse della Calabria,
possiamo ammirare un cumulo di immondizia. Ecco, questo è uno spettacolo indecoroso. Adesso ci sono state le elezioni regionali e la palla rimbalza da un tavolo istituzionale all'altro. Però chi ci va di mezzo sono i cittadini che devono convivere con i fumi, come potete vedere benissimo dalle immagini, di chi intelligentemente ha messo, ha provocato per mettendo fuoco alle immondizie. Però il discorso è a monte. Perché a monte? Perché qua a Rocca di Neto si è pensato bene di convogliare tutti i rifiuti verso un unico posto, che sarebbe il famoso luogo dove si dovrebbe praticare lo sport, dove tanti giovani di scuole calcio, tanti bambini giocano. Però vedete, ecco, i bambini giocano in mezzo ai fumi, in mezzo alla sporcizia, in mezzo all'immondizia. Quindi questo non è altro che un pericolo per l'incolumità pubblica, nello stesso tempo è un pericolo per la salute prima dei bambini e poi dei cittadini, soprattutto per chi abita da queste zone. Infatti molti abitanti di queste zone sono costretti a chiudere le finestre perché non possono respirare questi odori acri. E naturalmente abbiamo raccolto tante di quelle lamentele. Tra queste lamentele ve n'è una molto particolare, molto significativa, che riguarda un abitante che si trova nei pressi di questa discarica. Un abitante che mostra, con tutta la sua rabbia, mostra la documentazione, perché ha dato sfogo ai suoi, alle sue lamentele mediante raccomandate all'ASP di Crotone, alla Prefettura di Crotone e a tutti gli organi istituzionali. Allora, noi parliamo col signor Cosimo Vincenzo. Allora, signor Cosimo Vincenzo, lei abita da queste parti, che cosa potrebbe dirci in merito a questo obbrobrio, a questo scenario di inciviltà? Intanto io dico che questo obbrobrio esiste da oltre 2 anni sotto la totale indifferenza di tutte le istituzioni, tant'è che chi parla il 15 settembre, così come posso dimostrare, sono stato ricoverato in ospedale con un edema polmonare grave. 15 settembre. Il 14 di agosto però il sottoscritto si è rivolto direttamente con una lettera scritta protocollata agli uffici dell'ASL di Crotone chiedendo un intervento al settore ambientale per mettere fine a questo obbrobrio. Quali sono stati i risultati? I risultati zero. Il 27 settembre, dopo l'uscita dall'ospedale, siccome questo obbrobrio continuava, il sottoscritto, con una lettera inviata all'ASL di Crotone il 24 settembre ed una raccomandata alla prefettura di Crotone, denunciava quanto già in precedenza comunicato. Risultati zero. Il 29 di settembre, oggi, dopo 4 mesi, sotto la totale indifferenza... 29 novembre, oggi, sotto la totale indifferenza di tutti, ecco l'obbrobrio. Io non ci sto più. Allora, non sto bene, e non posso stare qui. Allora, signor Delfino, signor Cosimo, quali sono le sue patologie? Io soffro di edema polmonare. Io ho avuto un edema polmonare e sono ammalato di cuore. E allora, attraverso la nostra telecamera, visto e considerato che si fa anche portavoce dei cittadini di Rocca di Neto, dica quello che pensa. Io invito solo i miei compaesani, i miei concittadini, a fare quello che sto facendo io, perché non ne possiamo più. Perché io ritengo che qua c'è una bomba a mano. Questa è una bomba che certamente ucciderà tutti.
ecco, una bomba, ma una bomba ecologica. Come vediamo dalle immagini, le fiamme cominciano a propagarsi e nello stesso tempo si stanno vedendo dei fumi abbastanza nocivi. D'altronde, come potete vedere bene dalle immagini, sopra di qua c'è una collinetta dove abitano numerose famiglie. Ecco, questi cittadini ci hanno segnalato il loro disagio, il loro disappunto, la loro rabbia, perché sono costretti tutto il giorno a chiudere le finestre per non respirare questi fumi. Quindi un appello alle istituzioni, un appello a chi ci ascolta, affinché si possa, cominciando dagli organi della nuova regione, nuova provincia, abbiamo tutto nuovo, anche quelli del comune, che si diano da fare, perché qua la cosa è insostenibile. Prima che scoppia qualcosa di serio, prima che si arrivi a qualche malattia pesante, e prendiamo i provvedimenti. Prevenire è meglio che curare. Sindaco, emergenza rifiuti, telenovela. Diciamo che ancora continua, qua la gente, insomma, gradirebbe una giustificazione su questo. Io me ne posso solo rammaricare. C'è un'ordinanza di più di un mese fa dove vengono impegnati soldi degli stipendi degli amministratori per bonificare questa area. Gli atti sono al comune, sono stati fatti in un periodo non sospetto. I rifiuti è la zona meno antropizzata, questa del paese, ed è giusto che qui collochiamo i cassonetti, non possiamo collocarli oltre. Se ci bloccano il conferimento, se ci fanno scaricare due volte al mese, io posso essere solo un parafulmine in questo momento, ma non ho alcuna responsabilità in proposito. Però questo fatto di incendiare, questo ci vorrebbe più controllo. Ci vorrebbe più controllo, sono d'accordo, ma ho una pianta organica di appena 16 dipendenti, due vigili urbani soltanto di ruolo, una lotta dialettica con Roma per assumere più persone, ma non te li fanno assumere. Io penso di aver ottenuto dai miei dipendenti e dai miei collaboratori il massimo, li ho fatti lavorare quando è stato necessario anche di notte e non mi hanno detto mai di no. Ho 100 varchi sul fiume Neto da controllare, perché molte volte vanno anche lì a collocare i rifiuti ed è ancora più pericoloso per le falde acquifere. Ribadisco, questa è la zona meno antropizzata del paese, qui non abbiamo molte case, non c'è un centro abitato, ci sono gli impianti sportivi e abbiamo ritenuto per opportunità di collocare qui più cassonetti per un semplice motivo, perché l'area che vedete alle mie spalle deve essere tutta restaurata e ristrutturata a nuovo. Abbiamo fruito di un finanziamento in proposito, è stato già vinto l'appalto da una ditta, quindi a breve inizieranno i lavori sull'ex mattatoio e bonificheremo anche questa area. Ed ora la parola a Bruno Tassone. Vi saluto. A storia si ripeta. Che se dicevano l'antiche? Si sbagliavano. In un regolamento europeo, fatto 2011, per diventare legge ha dovuto aspettare oltre 3 anni. Siamo stati veloci proprio. Ma oltretutto, visto che è legge, più giorni di Santa Lucia, più 13 dicembre, vonno o bonno, chi che fanno cose di mangiare,
Dire che preparano le cose, confezioni, scatole, bugatti, bottiglie, boccacce, buste, scatole di tutti i colori. Insomma, dove i mentono mentono, se ancora un non facevano, hanno mentire le etichette con tutte le notizie possibili. Informazione, oramai sono obbligatorie. Questo non solo perché si pensa alla salute della gente, ma perché ognuno può scegliere chi lo cavò, sapendo e tutto in suba l'etichetta e sapendo che è caccata. Secondo il regolamento, suba l'etichetta, informazioni hanno da essere scritte in un modo chiaro che si capisce tutto. E non si possono scrivere cose che possono fare a capire un'altra cosa. C'è da essere sempre scritta a percentuale che c'è da dentro. E se ci sono cose che fanno venire l'allergia, oltre alla data di scadenza. Ma la cosa più importante è che l'etichetta sa di vedere buona, sa di vedere tutto in un modo chiaro. E chi che c'è scritto sa di leggere senza avere la lente di ingrandimento, visto che sono abituati a scrivere cose piccole piccole, così non ne lei a nessuno. Questa cosa ne stava parlando con Ciccio e mi stava meravigliando, credetemi, non mi aveva bloccato nemmeno la volta per dire la sua, e che continuava a me guardare con un risolino sulla bocca. La meraviglia però ha durato poco, perché mi ha tirato due braccia e mi ha detto perdonami. Ma visto che questa cosa ne voglio parlare con certi amici, senza che facesse brutta figura, sentimi e vedi se hai capito buono il discorso. L'etichetta. Si capisce tutto, dire che c'è dentro un contenitore. E io l'ho guardato e ci ho detto, da così è, ha capito buono. Ma il dottore Solino ha passato la risata, anzi, una risata quasi sguaiata. E poi mi ha detto, allora è per questo che una buona parte di candidate alla regione, hanno messo i manifesti su bidoni di munnezza. E quasi quasi mi aveva fatto una domanda, invece per dirgli era un'affermazione. Ma l'ha visto i manifesti, tutti carerevano, che avevano i rirere, o si capisce, ma loro rirevano. E siccome sto modo di parlare Catenaciccio e la battuta che ha fatto non mi ha piaciuto proprio niente, è cambiato il discorso come se avesse sentito solo la parte della regione, avesse sentito solo il chiro che parlava da campagna elettorale, ma non dei manifesti. E allora lei guardate e ci ha detto, certe cose possono pure capitare, pure che sono cose che capitano solo alla regione Calabria, in un certo tempo, a sta parte. Di votazione hanno passato oramai una decina di giorni, otto giorni, e ancora un presidente non si tocca, perché si sa, ma ancora si ha da aspettare di sapere con i suoi consiglieri se ci trasono, se ci trasono, pure che mo una notizia dice che hanno finalmente stabilito con i casa, però perché che ancora saggio io la cosa vera è. Usse sa, ma perché hanno fatto un imbroglio dentro a zona di Cosenza e mo stanno controllando ancora, e insomma questo vi sa chiudere, perché ci sono due sezioni che i numeri uguagliano. Ma questo non è niente. La cosa che fa restare a bocca aperta è che ha candidato due partiti Berlusconi, ha candidato a presidente. Tutto perché la legge regionale che hanno votato in un mese di settembre, dopo che hanno saputo che il centrodestra candidava alla Ferro, hanno scancellato la norma che diceva che il candidato a presidente abbastava che capiva le vote per passare lo sbarramento e diventava consigliere. Ma questo l'hanno cacciato. E quello che fa pensare, e perciò a Ferro può diventare consigliere, quello che fa pensare è che sta novità, che l'hanno voluta una parte consigliere, ma maggiormente un certo consigliere, un certo Morrone. E guarda caso, mo, se non avesse detto a sera l'Andaferro,
casa dentro o sono a casa sotto, quando hanno fatto sta legge ci hanno pensato a quello che facevano e quello che poteva capitare, o l'hanno fatta apposta. Era Ferro che per mestiere fa l'avvocato. Possibile che sono d'accordo che l'avano messo intendito in un sacco, visto che sapevano tutti che vinceva Oliverio, e perciò stava a guardare le cose sue. No, come si dice da Cotone, hanno fatto affrettata. Ma hanno fatto affrettata o era una cosa studiata? È studiata per filo e per segno, perché quadra. Io sicuro Ciccio ha capito che la domanda ce l'aveva fatta dietro, invece che le domande mi faceva di io stesso. E perciò stava facendo un ragionamento, per dire era tutta una cosa, come sapevi, tutte le cose ci domanda e ci può sapere dirlo. Perché mi dice, con tranquillità, sogno sicuro, Camorrone l'ha fatta apposta, è casa dentro. Vi saluto. Cerimonia di consegna della targa della professionalità del Rotary Club di Crotone, giunta alla 16ª edizione, si terrà domani, martedì 2 dicembre alle 18, nella sala consigliare del Comune di Crotone. Dal 2 al 4 dicembre Incoming Calabria, progetto di internalizzazione che porterà sul nostro territorio 26 buyer provenienti da tutto il mondo. Molto nuvoloso, visibilità ottima e vento di 18 nodi. Il tempo previsto per domani su Crotone e province, dopo il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da sud-est a forza 7 e parzialmente nuvoloso con nubi in aumento associate a pioggia. Visibilità discreta, mare molto mosso in aumento, tendenza vento da sud-est e isolati temporali. Bene, io ho terminato. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.